Una nuova realtà nel mondo della mountain bike è il Team Cannondale RH Racing, che sicuramente farà parlare di sé nelle più importanti gare off-road. Il team nasce grazie alla iniziativa di due biker di fama internazionale, Hannes Paluber e Roel Paulissen, titolari del negozio RH Racing ad Anterselva, in provincia di Bolzano. Grazie anche al supporto di Cannondale, il nuovo team RH Racing sarà per il 2016 Official Team Cannondale Italy e vedrà Hannes Paluber nel doppio ruolo di team manager ed atleta. Sì, sì, la squadra, il team si chiama Cannondale RH Racing e siamo partiti già in testa 2 anni fa del progetto, però l'anno scorso abbiamo preso in mano per bene, avevamo cercato dei sponsor. Speriamo che siamo pronti per una bella stagione di far bene. Abbiamo 6 atleti in squadra, di cui vicino a me Roman Guffler della Val Venosta, molto giovane, promettente futuro delle Gran Fondo Marathon. Poi Johannes Schweigel, c'ha lui c'ha da 20 anni che corre in mountain bike, quindi è molto conosciuto. E per lui è stato un anno difficile l'anno scorso e adesso speriamo che ritorna forte come prima. Poi gli atleti non qua è Mattia Longa di Livigno, anche lui molto forte, soprattutto in salita, tecnicamente deve migliorare ancora tantissimo. Lui fa le distanze lunghe. Poi abbiamo Manuel Felder, ragazzo giovane di Valdora, anche lui molto forte sulle Gran Fondo Marathon. Poi abbiamo un amatore, Filippo Papaca, lui fa un po' gare in Trentino e qualche coppa Alto Adige. E l'ultimo Moritz Bleichner, anche lui della nostra zona, molto giovane, fa le Gran Fondo anche lui. A fianco di Hannes Paluber, l'altoatesino Johannes Schweigel, classe 1987, già campione italiano junior, campione europeo a staffetta e vice campione mondiale nel 2005. Sono molto contento di far parte di questo nuovo progetto. Io in teoria vado forte su certe Gran Fondo, con non troppa salita, salite abbastanza brevi. E cerco di star coi migliori in quelle gare là, magari ne faccio un po' meno degli altri anni, però cerco di farle meglio. Il team cura particolarmente la crescita dei giovani. I due under 23, Moritz Bleichner e Roman Guffler, potranno contare su ottimi maestri all'interno della squadra. Sì, fino a 2 anni fa ho fatto il cross country, ho cominciato ad andare alle Gran Fondo con Hannes, ho cominciato l'anno scorso nel team Simax. Anche Hannes e anche Hannes Schweigl sono gli idoli del team e tanto da insegnare per me anche in tecnica e nelle salite, e penso che è una grande possibilità di andare con loro questo anno e speriamo di fare bene tutta la stagione. A completare l'organico altri 3 atleti, il lignasco Mattia Longa, classificatosi al 9° posto nella classifica generale UCI Marathon Series, Manuel Felder, classe 1992 di Val d'Aora, e l'altro altoatesino Philipp Uberbach. Gli atleti RH Racing hanno a disposizione la Cannondale FSI Carbon Team, un mezzo altamente innovativo e performante sia per cross country che marathon. La bici del nuovo team Cannondale RH Racing per il 2016 è la nuova FSI. Questa bici è stata progettata in maniera specifica per il cross country moderno. Il cross country adesso si è evoluto in maniera particolare, in effetti i nuovi percorsi di cross country sono molto più tecnici di una volta, hanno salite direi più brevi però anche molto più ripide,
e di contro ci sono discese molto più tecniche, molto più impegnative, con drop, con rock garden, che necessitano una bici che sia veramente performante anche in discesa. Diciamo che queste gare si vincono ovviamente in salita, però si possono perdere in discesa. Questo tipo di bici è però anche la bici ideale per le gran fondo e per le gare di lunga distanza come le marathon. Vediamo adesso quali sono le caratteristiche principali. Innanzitutto, questa bici si chiama FSI. SSI sta per System Integration. System Integration vuol dire che la bici è progettata come un sistema unico, non è un assemblaggio di componenti, ma a partire dal telaio, dalla forcella, dalla stessa guarnitura, dal reggisella e da altri componenti determinanti, sono progettate all'unisono in modo da avere il massimo delle prestazioni come pacchetto completo. La novità di questa bici rispetto alla, diciamo, alla vecchia F29 è la geometria. La geometria è stata completamente rivista e una particolarità è l'angolo di sterzo più aperto, un angolo di sterzo da 69,5 gradi, quindi diciamo un angolo di sterzo che predispone la bici proprio alla discesa. Questa nuova geometria sull'avantreno permette di avere appunto una bici molto più stabile anche alle alte velocità e di conseguenza molto più adatta anche a affrontare tratti molto ripidi in discesa. Sapete che però un angolo di sterzo più aperto può creare un mezzo che è un pochino più, diciamo, più pigro dal punto di vista della maneggevolezza. E agendo invece su quello che è l'offset della forcella, che è di 55 mm, siamo andati a compensare questo angolo di sterzo più aperto, in modo da avere un'estrema maneggevolezza della bici, che pur essendo appunto una bici da 29 pollici, è veramente maneggevole nello stretto e nei single track nel bosco molto, molto tortuosi. Sempre rimanendo sulla geometria, un'altra caratteristica che appunto serve per dare grande reattività alla bici in modo da avere prontezza ai cambi di ritmo e agli scatti è il carro posteriore. Il carro posteriore è molto compatto e l'obiettivo degli ingegneri nel progettare questa bici era quello di avere un carro veramente corto che è 42,9 mm di lunghezza. Però allo stesso tempo poter avere un carro che avesse una ampia luce tra i foderi in modo da poter montare delle gomme anche di sezione maggiorata e avere una bici che fosse compatibile anche per la doppia. Andando a vedere poi altre caratteristiche, il telaio è in carbonio ad alto modulo, carbonio proprietario Canon del Ballistech, è un carbonio che ha la produzione di origine militare perché è un carbonio che viene utilizzato anche per impieghi particolari come la realizzazione di giubbetti antiproiettili, quindi questo dà la misura della resistenza del carbonio stesso che è fondamentale per la produzione di una bici soggetta a delle a notevoli sollecitazioni come la mountain bike. Il montaggio appunto della FSI Team e quello che vedete è esattamente la replica della bici che utilizza anche il team Canon del Factory Racing, quindi la bici in uso a Marco Aurelio Fontana e Manuel Fumic e appunto come dicevo è la bici che utilizza il team Canon del RH Racing per la loro stagione 2016. Folto il calendario delle gare per questa stagione 2016, il Cannondale RH Racing sarà presente a tutte le prove del Trentino Mountain Bike, ai campionati nazionali marathon e a tutte le più importanti gare sulle lunghe distanze italiane ed estere. L'appuntamento ora è sui campi di gara per vedere in azione un team che sicuramente farà parlare di sé.